Salviamo le imprese in piazza per chiedere aiuto. Gli imprenditori della ristorazione, del commercio e del turismo hanno manifestato a Lucca e Viareggio chiedendo certezze sulle riaperture e ristori in base al calo di fatturato. Dietro le Apuane una luce di speranza. Come ogni anno vi facciamo vedere le spettacolari immagini del doppio tramonto del sole dietro il Monte Forato. Cittadini e giustizia, ecco l'ufficio di prossimità, l'assessore regionale Cioffo e il sindaco di Capannori Menesini hanno presentato il nuovo servizio voluto per dare risposte alla comunità. Il grande ritorno del windsurf, la Coppa Carnevale, valida come tappa del campionato italiano, si è svolta nelle acque del lago di Massaciuccoli. Da Giulio del Fiorentino, ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi, in regia Matteo Bedini, apertura dedicata al mondo di ristorazione, commercio, palestre, tutti quegli imprenditori che sono in difficoltà a causa della pandemia e che chiedono certezze sulle riaperture e sui ristori. Sicurezza e lavoro possono convivere, fateci riaprire i nostri locali. Questo è lo slogan degli imprenditori e dei lavoratori che si sono ritrovati in piazza Napoleone a Lucca per chiedere una diversa gestione dell'emergenza Covid. Alla manifestazione promossa a livello regionale da Confcommercio e Confesercenti hanno partecipato circa 200 persone, tutte con mascherine e rispettose del distanziamento sociale. Dopo un anno passato tra chiusure e riaperture solo parziali e a singhiozzo, l'intera filiera del commercio è al collasso e chiede al governo di poter lavorare al pari di altri settori, come spiega il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini. Il nostro slogan è quello: lavoro e sicurezza possono convivere, quindi noi a disposizione per farlo, il governo però deve dimostrare di essere all'altezza di aziende e di persone che vogliono lavorare. Gli fa eco il presidente di Confesercenti Toscana Nord, Alessio Lucarotti. In piazza Napoleone erano presenti diverse categorie commerciali, ma il più rappresentato era probabilmente il settore ristorazione. L'appello è sempre lo stesso, molto semplice: poter tornare a lavorare. Siamo qui per chiedere di poter fare solo quello che sappiamo fare, cioè il nostro lavoro, di poter riaprire in sicurezza, di poter riaprire sia a pranzo che a cena, perché noi ristoratori veramente siamo allo strenuo. Chiediamo sì i ristori, ma più che altro di lavorare. Fateci lavorare e tutto andrà bene. Rispettiamo il momento, ma bisogna che ci vengano incontri in qualche modo, con le regole, con gli distanziamenti che già adottiamo, ancora migliori, però dobbiamo avere la forza di lavorare, insomma, la nostra passione, la nostra vita, non è solamente un fatto economico, ma c'è qualcosa in più di tutti noi, è una vita che si cerca di rappresentarsi col nostro lavoro, insomma, oltre il fatto economico. Alla manifestazione erano presenti anche esponenti del mondo politico e delle istituzioni, il sindaco di Lucca Tambellini e l'assessore comunale Martini e le consigliere regionali Montemagni della Lega e Mercanti del Partito Democratico. Hanno portato la loro solidarietà al mondo del commercio, garantendo l'impegno per spingere il governo a trovare nuove soluzioni. Ma il tempo stringe e il commercio ormai è sull'orlo di una crisi irreversibile. Anche a Viareggio hanno manifestato per la situazione economica che sta andando verso il collasso i rappresentanti di quasi tutte le categorie economiche che si sono ritrovate in piazza Nieri e Paolini, peculiari della zona versiliese, alcune rappresentanze che stanno subendo maggiormente gli effetti delle chiusure e dei PCM. Nel caso del settore alberghiero, che seppure non toccato direttamente dall'obbligo di chiusura si vede impossibilitato a lavorare, nemmeno le prospettive della Pasqua sembrano lasciare spiraglie. E a proposito di pandemia, i dati di oggi in Toscana, i nuovi contagiati sono 887, aumentano i ricoveri che salgono a 1122, 45 in più rispetto a ieri, ed anche quelli in terapia intensiva che, aumentando di 4, salgono a 172, 18 i decessi nella nostra regione. In provincia di Lucca i nuovi contagiati sono
123. Veniamo al quadro completo: sulla piana di Lucca 5 ad Altopascio, 7 a Capannori, 28 a Lucca, 1 a Monte Carlo, 4 a Pescaglia e 2 a Porcari. In Valle del Serchio diminuiscono drasticamente i contagi: 2 a Borgamozzano, 2 a Bagni di Lucca, 1 a Castelnuovo, a Castiglione Garfagnana, scusate, in Versilia 11 contagi a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi, 8 a Massa Rosa, 8 a Pietrasanta, 6 a Seravezza e 37 a Viareggio. E dopo tutte queste notizie, che sicuramente non ci aprono il cuore, cerchiamo di guardare oltre i monti con uno sguardo di speranza le splendide immagini da Gallatoio in Garfagnana di Abramo Rossi per vedere il doppio tramonto attraverso il Monte Forato. C'è un periodo piuttosto ampio dell'anno in cui gli appassionati della natura e delle Apuane in particolare possono farsi affascinare, avendo come punto di osservazione alcune località, dello spettacolare doppio tramonto del sole nel Monte Forato. Nonostante le tante e dettagliate informazioni, non è mai scontato poterlo vedere, in quanto molto spesso è il tempo a giocare brutti scherzi. A volte è capitato di avere l'orizzonte libero dalle nuvole e in pochi minuti eccole, a privarci di uno degli spettacoli naturali più unici che rari. In questi giorni lo spettacolare doppio tramonto lo si può osservare in una bellissima e suggestiva località del comune di Fabbriche di Vergemoli. Per una settimana il cono luminoso illuminerà il tratto di strada che va dal colle di Gallatoio al paesino di San Pellegrinetto. Sia chiaro, ogni giorno il punto di osservazione non è mai quello del giorno precedente. Sabato 27 febbraio lo spettacolo era visibile a pochi metri dalla cima del Gallatoio e questo è il suggestivo risultato. Stefano Pucci, anche in veste di guida apuana, da anni segue con interesse tutti questi eventi legati alla visione del Monte Forato e non solo. Io seguo tutti gli anni e quindi per me è sempre un'emozione, anche se l'ho visto già tantissime volte, per me non posso andare avanti se non vedo queste cose qui. Quindi in questa stupenda valle della Turrite è un'emozione vedere qui questo evento del sole che passa dentro l'arco del Monte Forato. Per me è qualcosa di suggestivo, di magico, chiamatelo un po' come insomma volete, ma bisogna esserci per vivere queste emozioni. Sabato, con le restrizioni in atto, c'erano tante persone in meno, ma nel passato sono stati molti a seguire questi eventi. Ma cosa li spinge a osservare questi fenomeni che si ripetono da sempre? Sono attirate da quello che è la bellezza apuana. Forse perché non ne possono fare a meno. Gente che ha le proprie radici qui ci deve ritornare e deve ancora vivere i vecchi ricordi e i recenti ricordi come questo evento di questa sera. Questo invece è il doppio tramonto di domenica 28 febbraio, ripreso più in basso, a poche decine di metri dal piccolo borgo di Gallatoio, di Fabbriche di Vergemoli. E speriamo che queste immagini siano davvero di speranza, soprattutto per chi in questo periodo ha sofferto e ha perso i suoi cari. Cambiamo argomento. Il Tribunale in Municipio apre al Comune di Capannori l'ufficio di prossimità. Il Tribunale anche in Comune. È diventato operativo al Municipio di Capannori l'ufficio di prossimità, presso il quale i cittadini potranno sbrigare diverse pratiche relative alla giustizia senza necessariamente doversi recare in via Gallitassi. All'apertura dell'ufficio, il primo del genere nella nostra provincia, erano presenti oltre al sindaco di Capannori Luca Menesini e all'assessore Serena Frediani, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo, il presidente vicario del Tribunale di Lucca Giulio Giuntoli e la giudice tutelare Maria Giulia Dettore. Come detto, l'ufficio si propone come punto di accesso agevolato al mondo della giustizia. Da questo punto di vista, nell'ambito di una materia dove l'utenza è meno qualificata, quindi quella della volontaria giurisdizione, io di fatto questa mattina rappresento come giudice tutelare del Tribunale di Lucca, può essere particolarmente utile avere un ufficio più prossimo all'utenza, che aiuti l'utenza non qualificata a indirizzare delle richieste al Tribunale. Nell'ufficio si potranno ricevere informazioni sugli istituti di protezione giuridica, trovare la modulistica degli uffici giudiziari, inoltrare le pratiche per l'amministrazione di sostegno, inviare atti telematici e altro ancora. L'apertura dell'ufficio è stata resa possibile dalla collaborazione del Comune di Capannori con la Regione, la Corte di Appello di Firenze e il Tribunale di Lucca. E quindi la logica è questa, di ovviamente fare in modo che il
comune, la casa comunale, soddisfi sempre di più quelle che sono le esigenze burocratiche e amministrative dei cittadini anche rispetto ad altre istituzioni dello Stato. Qualche notizia legata al mondo del lavoro e dell'economia. La banca Cambiano è sbarcata anche a Lucca. Oggi il taglio del nastro della nuova filiale di Viale Castracani per i vertici dell'istituto di credito. L'attivazione in un contesto così complesso e faticoso dal punto di vista sociale ed economico a causa della pandemia rappresenta un atto concreto di positività per lo sviluppo delle imprese e delle famiglie. Presenti anche il presidente Paolo Regini e il direttore generale Francesco Bosio. All'interno della filiale, peraltro, anche alcune opere del maestro Possenti, di cui la banca possiede un'ampia collezione. Alpipan, l'azienda specializzata nei prodotti senza glutine, parte del gruppo Bauli, consolida il proprio percorso di espansione con l'acquisizione di un nuovo stabilimento ad Altopascio e l'annuncio di un piano da 21 assunzioni. Il nuovo stabilimento sorgerà nei pressi della sede attuale di Alpipan, quindi una buona notizia per l'azienda che peraltro ha chiuso il 2020 comunque con un incremento del fatturato. Rimaniamo ad Altopascio, l'amministrazione ha vinto un bando regionale e quindi si farà la nuova scuola media. Si farà la nuova scuola media di Altopascio, ora è ufficiale. L'amministrazione comunale ha infatti ottenuto il finanziamento di 6 milioni di euro per realizzare il nuovo polo scolastico che sorgerà in via Francesco d'Assisi, a due passi dal centro storico. Le risorse sono state ottenute dal Comune grazie al bando regionale legato alla Banca Europea degli Investimenti. Con l'approvazione del progetto definitivo prima e di quello esecutivo dopo, l'amministrazione D'Ambrosio ha infatti avuto la possibilità di avanzare notevolmente nella graduatoria regionale, scalando ben 29 posizioni e passando così dal 38esimo al 9° posto. Un balzo in avanti che ha consentito ad Altopascio di rientrare nella mandata di finanziamenti e di ottenere tutto l'importo richiesto. Sarà una scuola all'avanguardia, una scuola che fa dell'efficientamento energetico uno dei punti principali sui quali abbiamo lavorato, una scuola in bioedilizia, una scuola con una sezione in più rispetto alle attuali 4, saranno 5 sezioni per poter ospitare ragazzi che attualmente non trovano posto nella scuola media di Altopascio e quindi con una scuola più attrattiva, una scuola più grande, una scuola all'avanguardia potremo avere più ragazzi che restano qui sul territorio di Altopascio. I problemi che avevamo trovato quando siamo arrivati erano appunto pochi posti alle scuole medie del territorio. Per questo abbiamo lavorato a testa bassa, anche in silenzio, ma ora ci tengo a condividere con voi questo bel risultato per tutto il nostro paese. A realizzare il progetto sarà lo Studio 77 di Torino, leader in Italia nel campo della progettazione e dell'architettura scolastica, che per Altopascio ha curato la progettazione anche per la nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri. Resterà attiva anche nel mese di marzo la rete dei dormitori e degli spazi diurni per le persone disagiate che vivono per strada nel comune di Lucca. Dal 1 dicembre al 28 febbraio ogni notte circa 60 persone sono state ospitate nei 3 dormitori. Per l'assessore Giglioli si tratta di presidi preziosi, ancora di più in questa fase di emergenza sanitaria legata al Covid. Quindi i punti di riferimento sono al Foro Boario per gli uomini, alla Croce Verde di Lucca in Viale Castracani e all'ASP Viale Carlo del Prete per le donne. In più i centri diurni della Caritas in Via Brunero Paoli e al Foro Boario. Torniamo in Valle del Serchio, andiamo in Garfagnana, la ASL investe nel reparto ginecologia e ostetricia con un importante macchinario al servizio della cittadinanza. Mi ha anche permesso di vedere il sesso, che se vuoi ti dico, perché mi sembra proprio una bimba. Quindi avevi detto che si chiamava? Olivia, in diretta. Al reparto di ostetricia e ginecologia di Barga è arrivato da poco un ecografo di ultima generazione che è considerato quanto di più sofisticato esiste in circolazione in fatto di qualità di immagini.
Qui lo abbiamo visto utilizzato per l'ecografia di controllo di una futura mamma che ha avuto anche conferma dell'arrivo di una figlia. Quel che è certo è che si tratta di uno strumento particolarmente innovativo che è stato recentemente acquistato con un investimento di oltre 100.000 euro dall'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest, che ha voluto così potenziare l'attività diagnostica del reparto di Barga e migliorare di non poco le diagnosi per tutte le utenti ostetriche e ginecologiche. Nei giorni scorsi ci è stata mostrata, non senza soddisfazione alla presenza anche della dottoressa Romana Lombardi per l'azienda sanitaria, l'efficacia di questo ecografo che dottor Viglione ritiene davvero il top di gamma ed un importante supporto per il reparto. È un ecografo estremamente sofisticato, praticamente uno degli ultimi modelli sul mercato, e permette di migliorare in maniera molto, molto evidente la qualità dell'immagine. Permette un 3D, cioè un tridimensionale come avete potuto vedere, e un 4D. Questo ovviamente permette di una diagnosi molto, aiuta diciamo il clinico, il medico nella diagnosi, e chiaramente va a tutto favore della sicurezza delle pazienti. Un investimento importante, vi posso assicurare, perché è veramente importante e che migliora fortemente la qualità del servizio che noi possiamo fornire ovviamente alle nostre mamme. Quindi è uno strumento davvero prezioso. Ci hanno dato una Ferrari, ora noi cercheremo di non tenerla in garage e usarla il più possibile ovviamente. In effetti, a vedere la qualità delle immagini anche tridimensionali, viene proprio da pensare che l'ecografo arrivato a Barga sia quasi da considerarsi proprio come una Ferrari. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale. Un breve break, tra poco la pagina sportiva.